Salve ragazzi, oggi parliamo. Ho trovato un argomento che più o meno penso possa interessare un pochino a tutti. Parliamo del reddito di cittadinanza. Che cos'è questo reddito di cittadinanza? Che già dalla parola a me mi sembrava, ma che è sta cosa? Reddito di cittadinanza? Poi mi sono informato, sarebbe il famoso welfare che negli altri paesi, oggi sapete che questa è una vergogna. Anche per noi italiani, anche per i politici, un pochino per tutti, ma almeno nascondetelo, fatelo ma senza dirlo, perché è una vergogna, perché negli altri paesi del mondo questo welfare esiste da generazioni, esiste. Io quando, insomma, ora parliamo un pochino dell'Europa, poi andiamo anche in America, per esempio in Germania, conosco migliaia di italiani che vivono così e fanno questo giochetto, che poi, insomma, come si dice, quando lo faranno qua, quando sarà attivo, ci dovrebbero essere dei controlli, ma dei controlli super, non controlli così, se no ci sarebbe, insomma, ci sarà un magna magna generale come è successo in altre parti, insomma, del mondo. Tipo in Germania conosco tanti italiani che non fanno niente, insomma, non lavorano, perché però c'è un limite, loro possono giocare a un certo punto, perché lo Stato tedesco è come qua, come sarà, insomma, fra poco qua, a breve, cioè ti fa tre offerte di lavoro, se le rifiuti tutte e tre, dopodiché ti leva tutto. Però loro giocano, capisci? Che prima è tutto un giochetto, poi si fanno sbattere fuori, quindi stanno altri 2 anni, è tutto un imbroglio. Invece in Canada, ora andiamo oltreoceano, in Canada è tutta un'altra cosa, là sei controllato, se ti beccano che lavori in un'altra parte o che hai, come si dice, entrate, quelli ti fanno il video, ti vengono a fare le foto e poi ti beccano e ti togliono tutto, insomma, tagliano tutto. Però ti danno, come si dice, ti offrono un servizio numero uno, cioè anche con $700, $800, insomma, che ti davano all'epoca, stiamo parlando almeno di 10 anni fa, cioè mica una persona può vivere con $700, loro ti pagavano, come si dice, tu con questi $700 ti dovevi pagare un posto dove vivere, se eri da solo, per lui. E in più loro ti davano la possibilità di comprare il cibo, di comprare da mangiare in posti dove che insomma, che ne so, che con 10 euro ci mangiavi una settimana, con $10 eri capace a farci anche una settimana, perché la roba costava di meno e era anche roba buona, non mi ricordo, perché non che l'abbia provato io personalmente, non sono mai stato in welfare vietnamita. Però vedevo, insomma, conoscevo persone che facevano così. Poi anche se hai figli, io mi ricordo, anche chi aveva figli ti davano più soldi, e poi quando era il periodo, insomma, della scuola, ti pagavano libri, insomma, cartelle, diari, ti davano tutto l'occorrente, quindi sei seguito, Quindi questa è una cosa vecchia, è una cosa che, cioè, noi non avendola qua, cioè non ci possiamo considerare uno stato civile. Infatti ho sempre detto che l'Italia non è civile, non siamo, io non vivo in un posto civile, perché non ho tutti i diritti che un normale cittadino dovrebbe avere, non ce li abbiamo, parliamoci chiaro. Quindi il reddito di cittadinanza è soltanto il famoso welfare, che si, insomma, come si dice in inglese. Va bene ragazzi, io chiudo qua questo vlog, è una cosa, è una mia considerazione, non penso di aver detto qualcosa di nuovo, perché chi è stato all'estero sa bene di che cosa sto parlando. Comunque, sono contento che arrivi anche qua, almeno stiamo, come si dice, l'Italia sta crescendo. E lo dobbiamo soprattutto a questo governo, che tanti criticano, ma invece a me piace
mi piace tanto Salvini, mi piace Di Maio, speriamo che non facciano anche loro la fine che hanno fatto insomma tutti gli altri. Io me lo auguro per me e per tutti noi. Comunque ragazzi, un saluto da Mr. Quality, ci vediamo al prossimo video, ciao, grazie.